Un saluto a tutti, un film in un minuto, Exodus di Ridley Scott. Mi dicono la storia di un certo Mosè, piuttosto famosa, tratta da un bestseller abbastanza venduto. Mosè, grande condottiero che ha portato gli ebrei fuori dall'Egitto grazie alla sua perizia o con botte di culo aiutato dall'alto? Facchiea, Colossal di Ridley Scott. Beh, Ridley Scott è sempre Ridley Scott. Le scene di massa fanno sempre la loro porca figura, così come le battaglie. E poi, beh, ci sono le piaghe d'Egitto spiegate quasi razionalmente e scientificamente, a parte un paio, però questo tentativo è inedito. Nope, è un Colossal di Ridley Scott, anche basta con i Colossal bolsi di Ridley Scott? E poi, che senso ha un Colossal biblico con le piaghe spiegate in maniera quasi razionale e con degli effetti speciali di serie Z che sembrano quasi la The Asylum? C'è da aggiungere poi che il ritmo latita, i dialoghi sono lunghissimi e il cast di contorno è sprecatissimo. E allora tutti in sala appassionatamente, quelli che ancora credono in Ridley Scott, la ristretta cerchia degli agnostici a cui piacciono i Colossal tratti dall'Antico Testamento, ragazzi voi non state bene, e quelli a cui piacciono i film trash e kitsch. Non andate in sala se siete dei cinefili che hanno un buon ricordo dei 10 comandamenti di Cecil B. DeMille, perché sarebbe veramente una devastazione, e se siete persone che mettono davanti la fede allo spettacolo e soprattutto non ritenete Dio un bambino fastidioso, e naturalmente chi va in sala per dire che è meglio il libro. Sì, è meglio il libro, non andate in sala. Verdetto finale fra la materia di cui sono fatti i sogni e sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più, tanto per rimanere in tema Colossal, francamente me ne infischio! Infischiamocene e andiamo al prossimo film. Ciao!